speciale Giorni della Chiesa ci prendiamo un tempo di approfondimento su una realtà del nostro territorio, della nostra diocesi di Rimini, ma oggi dobbiamo parlare anche della diocesi di San Marino e Montefeltro e di un luogo che in questi anni ci ha permesso di crescere nella fede, nei percorsi di conoscenza. Di che cosa sto parlando? Del nostro Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli, qui con me oggi c'è il suo direttore, il professor Natalino Valentini. Grazie mille di essere qui e di poterci così insieme confrontare su questa bella proposta, quasi un unicum, potremmo dire, sicuramente per il nostro territorio, ma diciamo, visto i tempi, quest'anno un unicum anche per tante altre ragioni. Avremo Certo. modo di approfondire, Natalino, ma partiamo subito da che tipo di realtà, anche a livello ideale, rappresenta l'istituto che ricordiamo nel suo essere sul Colle di Covignano, in qualche modo guarda anche il nostro territorio, dà uno sguardo di bene, vogliamo dirlo, sulla nostra diocesi. Bella, bella questa immagine, Simona. In effetti, la tradizione monastica che fa riferimento a quel luogo, perché noi siamo nell'antico monastero dei monaci benedettini olivetani e una delle caratteristiche dei monaci olivetani, come a San Miniato, a Firenze e altrove, era quello di porsi a guardia della città, come luogo di premura, di attenzione, di preghiera dall'alto e di vigilanza sulla città. Noi molto più, come dire, indegnamente abbiamo ereditato questa tradizione, però abbiamo voluto mantenere e conservare questa rilevanza, questa sapienza antica e sempre nuova dello studio, della ricerca, dell'approfondimento dei fondamenti della fede ebraico-cristiana, della grande tradizione cristiana cattolica nelle sue diverse dimensioni, ma anche nelle sue prospettive, come dire, ecumeniche, quindi una fede cristiana che si apre al confronto con il mondo ortodosso, con quello protestante, ma anche con le altre religioni. Insomma, in questi anni abbiamo cercato di affinare, di perfezionare un itinerario che tutti possono fare alla ricerca, alla riscoperta dei fondamenti della fede. Da un punto di vista biblico, da un punto di vista teologico, dal punto di vista spirituale, sapienziale, liturgico, sacramentale, morale, ci sono tante diverse sfumature e dimensioni dell'esperienza di fede che purtroppo generalmente gran parte dei cristiani, anche battezzati, non riescono neppure a sfiorare, no? E invece, come già avvertiva un grande maestro di sapienza come Sant'Agostino, diceva che se la fede non è pensata, non è sottoposta a una continua rielaborazione, anche riflessiva, diventa nulla, si cade in un nulla, cioè diventa, come dire, devozionismo, superstizione. Un vago senso religioso che però non muta le forme della storia e della vita umana nel mondo, così come ogni cristiano è chiamato, sarebbe chiamato a Anche fare. perché, Natalino, si dice spesso dare ragione della propria fede. In una situazione come quella che viviamo oggi, in un ambiente spesso laicista, non laico, ma laicista, forse proprio perché ci troviamo non più in un ambiente dove alcune realtà erano assodate, forse ancora di più siamo chiamati a fare questo passo sulla nostra fede. Esattamente, viviamo un periodo storico particolare in Occidente in generale, in Italia anche in particolare, viviamo anche una situazione sconvolta da questa ultima vicenda legata alla pandemia e credo che proprio anche questi aspetti hanno accelerato dei processi anche sul piano non solo relazionale ma anche cognitivo, cioè il cristianesimo e il cattolicesimo sono oggi di fronte a un bivio. O si fa un salto per riappropriarsi di una sua rilevanza
di senso, di qualità, di testimonianza, oppure davvero cade nella banalità, nel nulla appunto, no? Ecco, io credo che il periodo storico che noi stiamo vivendo per molti aspetti sia anche una sorta di grande opportunità per tornare a rimettere al centro le cose essenziali, e tra queste cose essenziali sicuramente andare alla ricerca di questi fondamenti della cultura ebraico-cristiana in tutte le sue diramazioni, in tutte le sue sfumature. Alcuni grandi pensatori cristiani già alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, da Salaviov a Guardini e a tanti altri, avevano colto già la sfida, la svolta in atto da un punto di vista, come dire, culturale anche. Cioè, la cristianità diventerà un'esperienza minoritaria in Occidente, infatti lo vediamo, è così, ce ne dobbiamo rendere conto, no? Però può crescere in qualità, e questo a medio-lungo termine farà la differenza. Non è il quantitativo, ma è il qualitativo. È così, Natalino, hai accennato anche a questo tempo della pandemia in cui in qualche modo siamo ancora coinvolti, sì. Tant'è che sicuramente l'istituto mostra un grande coraggio, perché le lezioni sono ripartite, sì. E non era scontato, le lezioni sono ripartite anche con una modalità nuova che in qualche modo ha reso la necessità virtù, tanto da creare quasi un plus proprio per gli studenti. Iscrizioni aperte fino al 15 ottobre, chiaramente per i nuovi, esatto. Studenti, gli altri sono già ripartiti un po' come l'inizio dell'anno scolastico, però ecco, avete fatto delle scelte che, almeno lo dico personalmente, sono state anche proprio segno di coraggio e di speranza in questo tempo. Sì, effettivamente, diciamo, il nostro Istituto Superiore di Scienze Religiose è l'unico in regione ad essere uno degli istituti collegati alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna a proporre una didattica in regime misto, cioè in presenza con un numero adeguato di persone corrispondenti agli ambienti che abbiamo, e contemporaneamente online, a distanza, con una modalità interattiva, cioè chi è a distanza non segue in forma trasmissiva, ma partecipa in forma comunicativa, che è molto diverso. Cioè interagisce. Può alzare la mano, può dire prof, esatto. Vorrei dire una cosa. Può fare interventi, può fare riflessioni, cioè può partecipare alla stregua dei presenti. Chiaro, vengono meno anche purtroppo altre dimensioni alle quali noi siamo molto affezionati, la dimensione proprio empatica, relazionale, affettiva, però poi spero si possa recuperare in altre forme e in altri momenti. Quindi effettivamente abbiamo condiviso insieme al collegio dei docenti, al consiglio d'istituto, abbiamo cercato di osare, appunto, rischiare tra virgolette, ma in modo avveduto, tutto è fatto con molta cautela, con attenzione, nel rispetto di tutte le norme, però volendo dare anche un segnale di ritorno graduale a una progressiva normalità, o perlomeno creare delle forme molteplici, diciamo così, di relazione didattica, perché effettivamente ci dobbiamo anche abituare alla pluralità dei linguaggi e delle forme anche in didattica. Esatto, coraggio e speranza. Tra l'altro, Natalino, è chiaro che chi riesce, chi ha la possibilità nei numeri previsti può partecipare, ma forse, magari lo state notando anche da chi si avvicina, chiede informazioni o si iscrive, un'occasione in più per chi è lontano e quindi chiaramente farebbe fatica ad arrivare a Rimini per seguire alcuni percorsi, ma anche per chi è vicino e magari ha una situazione familiare complessa, certo, quindi nel quarto d'ora di pausa invece che fare le chiacchiere con gli altri studenti, che ne so, prepara la cena per la famiglia, non lo so, lo dico così molto semplicemente perché vogliamo veramente arrivare a tutti con questa, esatto, nostra intervista. Esatto, questa è un'opportunità che effettivamente la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha reso possibile da quest'anno e a mio avviso va colta nel modo più propizio.
Quindi anche quelle situazioni difficili che impedivano fino a poco tempo fa la possibilità di venire in istituto possono essere superate con questa modalità. E le forme sono tante, cioè noi siamo anche un istituto sostenuto dalla diocesi di San Marino Montefeltro ed effettivamente nelle diverse valli del Montefeltro, la Carpegna, il Foglia, eccetera, l'Alta Valmarecchia, fare un'ora di macchina, a volte anche di più, per venire in istituto due volte alla settimana diventa un po' complicato. Quindi per queste persone si offre questa opportunità, come per tante altre che tu accennavi. Ad esempio mi viene in mente anche le realtà di clausura, no? Perché no, che certo. Da anni ci chiedono di poter fruire di alcuni corsi, perché è possibile anche fruire solo di un corso come studenti ospiti, quindi non necessariamente ci si deve iscrivere come studenti ordinari e fare tutto, ma uno può scegliere ciò che le sembra più adeguato, pertinente, in adesione anche con, come dire, le proprie aspirazioni, i propri desideri. Effettivamente questo ha aperto delle strade nuove. Stiamo sperimentando proprio in questi giorni, ad esempio rispetto al nostro master in arte sacra e turismo religioso, che è un piccolo nostro fiore all'occhiello, e ne esistono 5-6 in tutta Italia, no? Quindi effettivamente una cosa davvero molto particolare. E coloro che si stanno iscrivendo a questo master spesso sono persone che abitano in Sicilia o sulle Alpi. Avremo bisogno di prof molto digitali, molto propensi anche a dialoghi a distanza. Esatto. Natalino, citavi il master e poi se vuoi tornarci anche con alcuni aspetti molto volentieri ti chiederei di spiegare a chi ci ascolta, sì. lo facciamo tutti gli anni ma io credo che non sia mai abbastanza, quali sono le proposte dell'istituto? Sì. Allora, l'obiettivo di fondo, come dicevamo all'inizio, è quello di consegnare la chiave della cassaforte che abbiamo perso. Noi appunto abbiamo questa straordinaria ricchezza di sapienza, di cultura, di spiritualità biblica, di tutta la grande tradizione patristica, spirituale, ascetica, mistica, eccetera, però di questo grande scrigno abbiamo perso la chiave. Ecco, il nostro intento è provare a riconsegnare le chiavi ai laici, ma a tutti, i fedeli laici e non solo, a tutti coloro che desiderano intraprendere questo percorso. Abbiamo un'offerta formativa molto ampia e variegata, molto ricca direi. Anche qui il nostro istituto si distingue anche dagli altri presenti in regione perché abbiamo un percorso triennale di scienze religiose attraverso il quale si consegue una laurea di primo grado, di primo livello in scienze religiose, la laurea triennale. E qui sono una decina di corsi all'anno, mediamente di 24-32 ore, sui capisaldi proprio della conoscenza religiosa cristiana, no? Quindi corsi biblici, corsi dogmatici, corsi storici, le scienze umane, eccetera. Poi abbiamo un biennio di specializzazione pedagogico-didattica per coloro che si vogliono candidare soprattutto all'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica o nella scuola paritaria. Devo dire che dopo anni un po' di saturazione, negli ultimi anni è tornata una necessità di formarsi e qualificarsi in questo settore perché c'è una sorta di turnover di coloro che già insegnavano in passato, quindi si aprono delle opportunità professionali importanti. Proprio ieri mi diceva il vicario di Bologna che a Bologna mancano 50 insegnanti di religione quest'anno. Ma ricordo che anche quest'estate dall'ufficio scuola della nostra diocesi esatto, un appello esatto, in questo senso esatto, era stato quindi fatto. Quindi si apre questa opportunità. Ricordo anche che la laurea triennale più la specializzazione sono il requisito accademico indispensabile secondo le normative
vigenti nell'accordo tra Stato e Chiesa per potersi candidare all'insegnamento della religione cattolica, cioè il 3 più 2 più il tirocinio. E questo è l'ambito un po' particolare, rivolto però alla formazione di futuri insegnanti di religione oppure di educatori, perché la laurea è pedagogico-didattica. Quindi coloro che vogliono investire nel settore educativo, in cooperative di servizio educativo, in oratori ed altre realtà di questo genere. Una terza modalità, diciamo, forma, proposta accademica è quella del Master in Arte Sacra e Turismo Religioso. Riteniamo convintamente che abbiamo un patrimonio enorme nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Pensiamo solo che i 2/3 del patrimonio artistico nazionale è di matrice religiosa. Forse non ci riflettiamo mai abbastanza. Questo patrimonio straordinario è in una grave condizione, se non proprio di abbandono, certamente di trascuratezza. Molte diocesi avvertono questa presenza, queste opere architettoniche, pittoriche, scultoriche, più come un peso gestionale anziché una grande opportunità. Ecco, noi abbiamo pensato che questa è la strada, in questo momento particolare, per formare persone qualificate a che cosa? A tante forme di valorizzazione di questo patrimonio, cioè anzitutto tornare a fare una catechesi attraverso l'arte. Per secoli si è insegnato teologia attraverso la famosa Bibbia Pauperum, ecco, no? I cicli pittorici, certo. Grandi, perché appunto anche lì c'era tutta una rilevanza simbolica, iconografica, che noi non riusciamo più oggi quasi a decifrare, no? Già la costruzione di una chiesa risponde a un preciso ordine simbolico, e se noi non riusciamo a cogliere questo, entrando siamo spaesati anziché orientati. Ecco, oltre a un aspetto, come dire, teologico e catechetico, c'è poi tutto l'aspetto che riguarda lo sviluppo anche culturale, educativo ed economico di un territorio, correlato al turismo religioso e culturale, che è una forma turistica sempre più in crescita. Certo, adesso stiamo vivendo una fase molto, molto problematica, certo, su tutto questo versante del turismo, però devo dire che questo tipo di investimento a medio-lungo termine penso possa davvero essere una dimensione di grande rilevanza. Altro aspetto che volevo evidenziare è che oltre a questi 3 percorsi accademici, nel senso che sono percorsi che alla fine possono rilasciare dei titoli qualificati e riconosciuti, abbiamo anche un percorso di teologia pastorale, condiviso soprattutto con gli uffici pastorali della nostra diocesi, che prevede, diciamo così, la proposta di concentrare in un anno 4 corsi fondamentali del triennio, che sono introduzione alla Sacra Scrittura, teologia spirituale, liturgia e teologia pastorale, che offrono, come dire, proprio le basi indispensabili per una maggiore consapevolezza anche di natura pastorale. Poi magari Natalino ci si innamora e si decide poi di fare il percorso, esatto, ordinario. Tra l'altro non... mi fa piacere ricordare che quest'anno il corso proprio di introduzione alla Sacra Scrittura lo svolgerà il nostro Vescovo. Abbiamo Francesco, una novità tra il corpo docente, sì, c'è il nostro Vescovo Lambiasi, sì, sì. Insomma, questa lo diciamo in anteprima. Molto piacere, perché sicuramente, come dire, non solo dà ulteriore autorevolezza a questa proposta, ma la arricchisce sicuramente sotto il profilo
della sapienza biblica, il nostro vescovo è un grande maestro. Chissà come sarà fare un esame con il vescovo Francesco, lo valuteremo, glielo faremo raccontare. Si farà aiutare da alcuni assistenti, mi ha detto. Molto bene. Natalina, abbiamo ancora un minuto. Io la cosa che spero è che con questo dialogo, anche con la passione che tu metti da tanti anni proprio nel portare avanti questa proposta, insieme a te, i docenti, tutte le persone che lavorano all'istituto, che sono preziosissime, anche a partire proprio da chi fa segreteria e prende la telefonata di chi è interessato, sperando che qualcuno dica: ma forse potrebbe essere adatta a me questa proposta. È chiaro, una proposta impegnativa, lo dicevamo, 2 sere alla settimana, c'è però la possibilità di essere studenti ospiti, quindi di seguire alcuni corsi, vedendo anche come va durante l'itinerario. E qual è il tuo consiglio? Cioè, da domani, dopo che abbiamo visto questa intervista, che cosa ti senti di dire a chi magari è rimasto sorpreso forse anche da quello che hai detto? Ma io direi, li inviterei a osare un po' di più. A volte le cose sono difficili perché noi non osiamo, no? E quindi, come diceva il vecchio Aristotele, non si scioglie un nodo se non lo si conosce. Bisogna osare, provare, no? Mettersi in gioco. E qui la possibilità è davvero molto ampia, molto ricca, ma soprattutto è una proposta che può essere adattata a tutti, è molto flessibile. Si può prevedere un percorso compiuto, strutturato, con tutti i riconoscimenti, con le frequenze, gli esami, eccetera, ma si può prevedere anche una parte di un percorso, si può addirittura prevedere la possibilità di seguire anche in un anno un singolo corso come studente ospite, o nel percorso accademico o nel percorso pastorale. Quindi davvero una molteplicità di proposte e di forme, di modalità diverse di fruizione. E in istituto possiamo dire, Natalino, c'è sempre qualcuno anche che aiuta a capire quale può essere il percorso adatto alla persona che si presenta. Assolutamente, io ne approfitto, colgo questa occasione, per me anche abbastanza rara, per ringraziare davvero sentitamente, di cuore, un profondo senso di gratitudine nei confronti di tutta la comunità di ricerca dell'istituto, a cominciare ovviamente dai collaboratori ordinari, cioè dalla segreteria, ma anche e soprattutto poi i docenti. Siamo quasi 50 docenti, no? Nei diversi comprendendo un po' tutto il percorso formativo, e devo dire ognuno è stato coinvolto e ha affinato anche la sua competenza e la sua didattica, ma sulla base anche di competenze specifiche, quindi docenti molto qualificati, docenti che in questi anni hanno perfezionato la loro modalità anche di relazione didattica, docenti per fortuna anche molto appassionati, che fanno davvero con grande passione educativa questo servizio. Perché non dimentichiamo, insomma, io ci tengo a sottolineare che tutto questo in fondo non è altro che un servizio all'evangelizzazione. E se smarriamo questo elemento diventa un'accademia, ecco, non è quello. No, esatto. È proprio un servizio alle nuove forme di evangelizzazione. Credo che questa sia la chiave anche che possiamo ottenere raccontando questa bella esperienza. L'invito che vi possiamo fare è: telefonate in istituto. Io personalmente vi dico: andate in istituto, perché la bellezza di quel luogo, se le nostre parole, se le parole del direttore non vi hanno pienamente convinto, potrebbe essere la chiave di volta, perché vivere le lezioni, quelle che farete in presenza, quelle che farete a casa, quest'anno l'istituto entrerà anche a casa vostra, nel vostro salotto di casa, però sicuramente è una qualche cosa di particolare, a bellezza parla, lo sappiamo, certo, sicuramente certo. Quel luogo lo fa. Direttore, grazie, ci vediamo in istituto, sperando che da qui al 15 ottobre, grazie anche a questa nostra chiacchierata, arrivino tante telefonate di richiesta di informazioni, ma anche nuovi iscritti, perché no? Grazie. Visto che si può fare in modalità da casa, certo. Tutto sommato, anche possiamo, se c'è qualcuno in più non c'è problema. Tutti. Perfetto. C'è il posto per tutti. Grazie mille. grazie ringraziamo davvero il direttore dell'Istituto Marvelli, Natalino Valentini, e le diocesi che promuovono l'istituto, ricordiamolo sempre, la nostra diocesi di Rimini, la diocesi di San Marino Montefeltro. Speriamo che questo piccolo speciale Giorni della Chiesa possa portare buoni frutti. Buona serata e grazie.